Oh, Gérard, è vero che quando ho fatto il secondo film mi ha detto ma non c'è una piccola parte per me? E allora rimaneva una parte per lui. E dopo mi sono detto che grande attore, come amo questo uomo. Mi sono detto mi piacerebbe un giorno offrirgli una parte alla sua misura. E so che Gérard contiene dentro di lui la fragilità e l'esagerazione, la forza e la furbezza, l'intelligenza e la mancanza di intelligenza. Dunque aveva tutte le cose per poter fare un Stalin, ma sapevo che lui non l'avrebbe mai fatto come un cliché. E dall'inizio le ho detto, non cerco a fare un documentario. Abbiamo tutte le archive su Stalin, abbiamo tutte le fotografie. Se la gente vuole sapere chi è veramente Stalin, va a vedere i documentari o i libri. Dunque le ho detto, a parte i baffi, la divisa militare, mi ricordo che gli avevo detto due cose, la voce dolce di baritone e questo sguardo un po' come il rettiliano, i rettili, lui che è quello che buttano il veneno così rapido, e lui è entrato in questa parte così come un ballerino sulla corda, non ha fatto mai troppo. E è stato lavorare con un grande attore come Gérard, che come un Stradivarius, è stata una grande gioia, grande. E poi la fotografia, sapevo già dall'inizio che volevo fare, avevo tutto disegnato prima, avevo un'idea chiara, era un film notturno, così mortifero. Dunque la cosa importante per me era la nebbia, perché quel secolo di Stalin l'hanno chiamato il secolo cane-lupi. Chi è il cane? Chi è il lupo? Tu non sai dove è l'avversario, tu non sai dove sarà il colpo che va. Dunque, tutta questa della nebbia, della notte, e poi subito, come avevo questo pintore, avevo bisogno dello splendore della natura, che era la visione del pintore. Dunque Renato Bertà e soprattutto Renaud Personnat, che avevo conosciuto su un film italiano, L'odore del sangue. Boh, mi sono trovato molto bene con lui. Bravo, bravo. Bene. Un'ultima domanda, soprattutto a favore dei colleghi giornalisti, che riguarda invece il tuo prossimo futuro. Tu ieri hai detto per l'incontro al Teatro Patizzelli che continuerai a fare l'attrice, non ci pensi neanche lontanamente a smettere come hanno fatto altri. Ieri giocavamo con Margarete Fontrotta a questo gioco di chi è partito come attore, lei come attrice, lei anche è diventata regista, Margarete non ha più recitato, si è impegnata a fare un film, anche ne fa uno ogni all'anno ormai quasi. Allora, ti volevo chiedere come pensi di muoverti in una prospettiva di breve, medio periodo, continuando a recitare, certamente come hai fatto in un film recentemente, e montando però un nuovo progetto da regista? Oui, sempre, io non mi sono sempre considerato come una clandestina come regista, è così. No, ma come una piccola repubblica sotterranea. La mia vera cosa, quando ricevo un copione, un'offerta, sempre questa promessa di felicità. Dunque, il mio piacere e il desiderio di rimanere attrice intatto. Vado sul palco teatrale, faccio dei piccoli film maledetti. Dal momento che la parte che mi offrono, sono felice. E quindi c'è però un film a cui stai pensando, invece. Sì. Sì. Bene, continua, oui. Perché vogliamo avere il tuo film prossimo qui a Bari. Ah, che gentile. Appena è pronto. Grazie a Fanny Alban, grazie a tutti voi.